E bella a tutti ragazzi, benvenuti in questo video. Io sono il 45 e sono in questo video in cui parliamo della partita di Brescia-Torino in cui è finita 4-0 con la vittoria del Torino. In cui ragazzi, nel primo tempo abbiamo segnato il gol del 1-0, il Gallo Belotti che ha concesso il gol del 1-0, poi ragazzi, poi subito dopo il gol del 0 e segna sempre, però calcio di rigore, il primo gol, ma anche il secondo gol del rigore del Gallo Belotti che ha concesso il gol del 2-0. Troppi falli commessi dal Brescia e troppi errori commessi della formazione di Fabio Grosso, cioè il nuovo allenatore del Brescia, che poi mi scordai di fare il video esonero di Eugenio Corini e il video di ufficiali che hanno ufficializzato il nuovo allenatore. Ma comunque ragazzi, fa niente, sono errori che capirò, ma poi ragazzi, per il secondo tempo a segnare in cui il Brescia non è finito, a segnare con il 3-0 Berenguer, che ha concesso con il 3-0. Poi ragazzi, 4-0 segna la doppietta ancora di Berenguer, che ha concesso il 4-0. E quindi ragazzi adesso il Torino si porta a 3 punti e si porta all'undicesimo posto, invece il Brescia finisce al 19esimo, quindi la retrocessione al 19esimo posto. E quindi ragazzi, male per formazione per i giocatori di Fabio Grosso, che si porta, questa è la prima sconfitta per Fabio Grosso col Brescia, ma Grosso deve assolutamente recuperare la brutta sconfitta messa in casa, brutta figura per il Brescia davanti ai loro tifosi, e il Torino torna a casa con 3 punti importanti per proseguire il campionato per la salvezza in Serie A. Ma comunque ragazzi, vediamo un po' se il Brescia si salverà, perché ragazzi, nell'ultima giornata Sampdoria ha vinto contro la Spal per 1-0 e uscirà fuori dal 20° posto e spera di tutto di tornare in zona Serie A. Sarà una vera lotta per il Brescia, sarà molto difficile, devono adattarsi al nuovo allenatore, devono adattarsi, però io se fossi stato in Brescia l'avrei esonerato Eugenio Corini, ma comunque il Brescia non so, per me è una scelta fatta male, chi non lo sa, che Fabio Grosso, ma che credo che lo sappiate, è Fabio Grosso è un giocatore dell'Italia, infatti ha partecipato al Mondiale 2006, ma comunque. Ma diceva per primo, come stavo dicendo, Fabio Grosso è un giocatore, era un giocatore della nazionale che fece parte del 2006, nel mondo 2006, quando l'Italia vinse il mondiale. Ma credo che lo sappiate, raga. E ora ragazzi, Fabio Grosso deve recuperare questa sconfitta verso in casa, brutto Brescia, sta iniziando, Grosso ha iniziato con il piede sbagliato e staremo a vedere come andrà questa situazione. Quindi scusate per prima, raga, era mio fratello, non so cosa voleva e quindi ragazzi, che è tutto, quindi è tutto, non ci rastrogliamo, noi ci vediamo dopo con Inter e la Serona e poi ci vediamo stasera con Napoli e Genoa. Quindi ragazzi, è tutto, ciao ciao.